Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Presentiamo questa sera un testo particolare, Il ritorno del guerriero di Edward Tieck, Guarire l'anima dopo la guerra, pubblicato da Nero su Bianco a Cuneo in quest'anno, nel 2022. Insieme all'autore Edward Tieck, che sarà collegato online, partecipano i traduttori e curatori del libro, Patrizia Piredda e Gianluca Cinelli, che sono anche, fanno parte della redazione della rivista internazionale Close Encounters in War, che approfondisce studi sulle dinamiche dei conflitti armati come esperienze umane traumatiche, puntando a una visione inter e multidisciplinare. Sempre in collegamento online partecipano i veterani dell'esercito statunitense Pat Guariglia e Charlie Pacello. Io, Enzo Ferrara, del Centro Studi Sereno Regis, provo a coordinare gli interventi. Edward Tieck, l'autore, è specialista in psicoterapia archetipica e nell'impiego delle scienze umane in combinazione con le antiche pratiche mediche per la guarigione delle ferite traumatiche. È stato un pioniere internazionale della cura olistica dei traumi di guerra fisici e morali nei veterani e nelle loro famiglie e anche nella società. Sappiamo quanti danni comportino questi stress post-traumatici nella società statunitense in particolare. E ha collaborato anche con le forze armate americane come esperto per la cura del disturbo da stress post-traumatico, direttore dell'ONG Soldiers Heart fra il 2006 e il 2019 e autore di numerosi libri, fra i quali War and Soul, Warriors Return e raccolte di poesie, l'ultima delle quali si intitola Coming Home in Vietnam. I due traduttori sono Patrizia Piredda, dottorato in lingue moderne, redattrice della rivista Close Encounters in War, che ha interessi di ricerca che convergono sull'indagine dei legami fra linguaggio ed etica, con attenzione particolare al linguaggio letterario e filosofico e al ruolo epistemologico della metafora. Ha pubblicato diversi articoli sulle metafore di guerra nei media e anche nell'occasione del discorso, chiamiamolo politico, sulla pandemia, sul Covid-19 e le metafore associate, così come sull'uso della metafora nelle rappresentazioni della scienza e della meccanica, nella rappresentazione delle scienze fisiche e della meccanica quantistica. Fra le sue pubblicazioni, L'etico non si può insegnare, La grande guerra in Italia, George Brian Brummell, Studio estetico della maschera del Dandy, Etica e teatro italiano del Novecento e Vera amicizia, nozioni classiche di amicizia nel Rinascimento. Gianluca Cinelli ha un dottorato in italianistica e collabora da tempo con la Fondazione Nuto Revelli come consulente scientifico e ricercatore. Fra i suoi interessi di ricerca l'avvicinano la memorialistica di guerra, il rapporto fra storia, letteratura e mito e la rappresentazione della violenza e del trauma in letteratura. Ha pubblicato articoli e anche libri su Nuto Revelli, Primo Levi, Mario Rigonister e Alessandro Manzoni. Fra le pubblicazioni più recenti abbiamo Il paese dimenticato, Nuto Revelli e la crisi dell'Italia contadina, uscito in occasione, credo, del centenario della nascita di Nuto Revelli, il volume collettaneo Innesti, Primo Levi e Libri altrui, anche egli è collaboratore della rivista Close Encounters in War e sta attualmente pubblicando una monografia sulla guarigione dal trauma di guerra in Mario Rigonister. I nostri amici collegati online, veterani dell'esercito statunitense, sono Pat Guariglia, originario di New York, combattente in Vietnam come sergente dei Marine. Dopo la guerra si è però trasferito sulle montagne dello stato di New York per trovare pace e, come ci racconterà, per mettere su famiglia, dove ha anche avviato un'attività di antiquariato. Pat ha contribuito moltissimo alla riconciliazione con il popolo del Vietnam e negli ultimi anni ha servito come mentore e guida per i giovani soldati americani coinvolti nelle guerre più recenti. Charlie Pacello, discendente di una famiglia di militari italo-americani, si è diplomato all'Accademia Militare Aeronautica come sottotenente e ha servito nel reparto dei sistemi di rilevamento nucleare. Poi, quella era una forza mobile di intervento. Poi la sua posizione in questo apparato militare è stata l'origine di una sua profonda crisi morale che lo ha condotto a lasciare l'esercito. Oggi è un educatore, oratore pubblico, insegnante di yoga, drammaturgo e guaritore, nel senso che presta le sue arti curative ad altri combattenti feriti e alle loro famiglie. Grazie per essere qui e passiamo subito la parola ai nostri ospiti per introdurre la presentazione del libro. Allora, io inoltre una breve introduzione, diciamo, del contesto nel quale
arriva in Italia, nel mercato librario italiano, arriva grazie alla buona volontà e allo sforzo di un editore piemontese, Nero su Bianco, un editore di Cuneo, che ha accolto la proposta di tradurre questo testo dall'inglese, che in lingua originale si intitola Warrior's Return, ed è uscito qualche anno fa. Ma noi abbiamo pensato che un libro del genere rimanga attuale nel tempo, di fatto questo ci sembra confermato. Purtroppo, proprio perché in concomitanza con l'uscita dell'edizione italiana, è scoppiato un conflitto che nessuno si sarebbe mai aspettato, e che è particolarmente brutale. Quindi pensiamo che il discorso sul trauma di guerra continua ad essere sempre molto attuale. Purtroppo sottostimato, perché c'è un po' l'idea che i traumi di guerra riguardino soltanto i combattenti o chi vive e subisce la guerra direttamente nelle zone di conflitto. In realtà questo libro, poi vedremo più tardi, mostra che non è precisamente così. Comunque, tornando ancora al modo in cui questo libro appunto arriva in Italia, lo sforzo dell'editore Nero su Bianco è stato supportato gentilmente da alcuni enti che hanno sostenuto questa impresa, e li voglio immediatamente menzionare con un caloroso ringraziamento. Si tratta del Teatrino al Forno del Pane, un'associazione che ha inserito questo progetto all'interno del loro progetto chiamato C'è sempre una stella per te. E poi ci sono la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco, questo per far capire che è un progetto editoriale che incontra favore a livelli differenti e in aree differenti, diciamo, anche del discorso pubblico. Questo ci fa molto piacere, proprio perché è un tema che secondo noi deve entrare nel discorso pubblico. Detto questo, c'è anche da dire che alle spalle di questo libro c'è una storia che coinvolge direttamente l'autore Edward Thiepe, noi traduttori, e quello che è il progetto della rivista Close Encounters in War, fondata alcuni anni fa, che ha già pubblicato 4 numeri e di cui siamo editori, diciamo redattori, siamo Patrizia, io e Simona Tobia, e che è pubblicata dalla Fondazione Muto Revelli, appunto un nome che, come vediamo, sta circolando e ritornando. Edward Peake, così come anche Enzo Ferrara, che ringraziamo per l'ospitalità qui al Sereno Regis. Edward Peake fa parte del comitato editoriale della rivista, che è una rivista appunto internazionale, una rivista scientifica, e nel momento in cui decidemmo di pubblicare uno dei numeri tematici della rivista, specificamente sul problema del trauma post-bellico, Edward fu coinvolto e riversò una grande energia, un grande entusiasmo, una grande passione in quel numero, ed è stato in quel momento, in quel frangente, che noi abbiamo capito che era importante diffondere il suo lavoro, la sua visione, anche presso i lettori italiani, in maniera accessibile ad un pubblico più ampio che non necessariamente dovesse essere in grado di leggere il libro in lingua originale. E così abbiamo pensato di tradurre. Dove è stato, come dire, inserito questo libro dall'editore? L'editore ha trovato una collana che si intitola Le Zattere, che, come dire, è un po' ad hoc in questo caso, perché è una collana che ospita scritture di fiction e non fiction, dedicate all'uscire da tempi tempestosi, da momenti tempestosi, da frangenti difficili della propria esperienza, attraverso la scrittura, attraverso il raccontare storie. E noi abbiamo visto subito che questo libro di
di Everti è fortemente un tessuto di storie. Non si tratta di una raccolta di storie, come potrebbe essere, per esempio, una raccolta di vicende e di esperienze, di storie di vita di veterani, ma continuamente le storie e le testimonianze dei veterani con cui Edward ha lavorato negli anni tornano, compaiono ed emergono nella sua scrittura e diventano parte integrante del suo modo di raccontare. E poi vedremo nel dettaglio che, insomma, il raccontare le storie è un momento importante proprio della terapia post-traumatica. Diciamo che alla base della visione generale, del lavoro di Edward Tick c'è qualcosa che ci ha colpiti fin dall'inizio e che noi pensiamo di aver condiviso con lui anche nella ideazione del progetto della rivista che ho menzionato prima. Cioè il fatto del valorizzare il senso dell'esperienza. Valorizzare il senso dell'esperienza nei confronti di un tema come quello della guerra. La guerra è qualcosa che trascende ampiamente gli individui, soprattutto le guerre moderne, meccanizzate, altamente tecnologiche, dove molto spesso si perde apparentemente la dimensione umana del conflitto diretto, cioè il senso proprio del confronto tra avversari, tra nemici. Per noi invece della rivista il discorso dovrebbe incentrarsi sulla esperienza dell'incontro, cioè in guerra si fanno incontri e molto spesso questi incontri sono assolutamente non scontati, assolutamente non banali, sono incontri materiali, concreti, con altre popolazioni, con persone che altrimenti non si sarebbero forse mai viste nell'arco di un'esistenza individuale, fossero anche semplicemente persone della propria stessa nazionalità, ma che vengono da regioni diverse, che parlano dialetti diversi, che hanno culture diverse. L'Italia ha una lunga storia, no? Di questi incontri, per esempio in trincea durante la Grande Guerra. Incontri con altri popoli, incontri con altre realtà, altre culture, con una dimensione della lontananza geografica e via dicendo. Alla base di questo, ovviamente, c'è anche, come dire, la trasportabilità delle storie, delle esperienze. Ricordo una espressione famosa appunto di un filosofo, Walter Benjamin, che parlava dello scambio di esperienza, cioè tornare da un posto lontano è ciò che innesca lo scambio di esperienze tra chi ha visto cose diverse, inusitate, e chi a casa è rimasto mantenendo invece la continuità della vita quotidiana. Il problema, e questo emerge fortemente dal libro di Edward Tick, è che quando si torna dalla guerra non tutte le storie sono così facilmente scambiabili e non tutte le storie sono immediatamente recepibili. C'è un ostacolo di fondo, c'è una resistenza da vincere che è da entrambi i lati, sia dal lato di chi ha vissuto certe esperienze e trova difficile raccontarle a qualcuno che invece non ha la più pallida idea di che cosa significa essere in guerra. E c'è la resistenza di chi, rimasto a casa, difficilmente immagina che cos'è quell'esperienza, qual è l'impatto della guerra, e in molti casi vorrebbe semplicemente che le persone che sono andate a combattere tornassero esattamente come erano prima. Il problema molto spesso è proprio qui, cioè che da un'esperienza come quella della guerra, non si torna come si era prima, non è semplicemente un azzerare l'orologio e tornare al punto di partenza. E questo, ecco, è una cosa che secondo me è un valore fondamentale in questo libro. Adesso vedremo come questo aspetto viene trattato da Tick nella struttura del volume, nei temi che tratta. Io questo penso che intanto puoi introdurlo un po' tu questo discorso. Sì,
Beh, già vediamo che il titolo è molto significativo perché il titolo in italiano è Il ritorno del guerriero con un sottotitolo che dice Guarire l'anima dopo la guerra. Noi siamo abituati a parlare di soldati che vanno in guerra nella nostra visione, militari, perché chiamarli guerrieri, perché riprendere questo concetto che appartiene a una sfera di significato un po' diversa da quello del soldato. Beh, Ebert riprende questo termine rifacendosi un po' alla tradizione degli archetipi di Hillman, perché il guerriero non è soltanto colui che va a fare la guerra, ma potenzialmente un guerriero, come Edward lo definisce, spirituale. È in ognuno di noi. Ognuno di noi ha una parte guerriera che applica nella vita quotidiana, facendo fronte a delle avversità, facendo fronte a delle problematiche che devono essere risolte in maniera efficace. E perché guarire l'anima? Perché noi possiamo pensare il trauma in maniera classica, quindi considerarlo attraverso il campo della psichiatria e quindi definirlo con una etichettatura specifica che PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, ma questo qui è molto limitato, eh? È una concezione molto limitativa. Perché? Perché adesso faccio un piccolo riferimento filosofico, questa definizione ci riporta un po' a quella divisione dualistica cartesiana per cui abbiamo la mente, il corpo, la malattia e la sanità, e non c'è una connessione organica tra le varie parti. E invece Edward Tick propone una visione olistica, quindi non considerare il trauma come una malattia che deve essere curato, ma il trauma come una vera e propria ferita dell'anima, quindi una ferita invisibile, che noi non vediamo come una ferita del corpo, ma come la ferita del corpo deve essere riemarginata. E quindi per riemarginarla ci deve essere un processo. Un percorso che richiede un tempo, una temporalità, e richiede non soltanto la volontà di colui che ha subito la ferita di superarla, ma di tutte le persone che sono attorno a questa persona e in senso lato della comunità. Perché questo? È perché la ferita che si subisce in guerra è un po' particolare. La ferita, parliamo adesso della ferita invisibile, della ferita del trauma. Perché questa ferita può provenire da varie situazioni, per esempio dall'aver vissuto un'esperienza altamente traumatica, come per esempio la morte di un bambino, vedere la morte di un bambino, da un'esperienza morale. Quindi un trauma, una ferita che viene da un conflitto morale interno, per esempio dall'aver creduto in ideali che sono stati così proclamati dallo Stato che ci manda in guerra e scoprire poi che la situazione reale è molto differente. E poi anche un trauma che può accadere nel momento in cui si ritorna e si trova nella propria casa, quando si ritorna nel proprio paese, un muro, quindi un rifiuto di quello che è stata l'esperienza di chi ha combattuto, chi ha vissuto un'esperienza di guerra. Ecco, quindi come fare a superare questo impasto? Come trovare una soluzione che sia la migliore per reintegrare chi ha questa ferita interiore nella società?
un approccio olistico vuol dire, come abbiamo detto, non considerare quindi soltanto l'aspetto, per esempio, psichiatrico, perché no, non credo che Edward, poi glielo chiederemo, affermi che le medicine non possano avere un'efficacia, ma le medicine essenzialmente non guariscono, non tolgono il problema. Possono essere in alcuni casi soltanto una sorta di palliativi. E cosa è invece più efficace? Beh, Edward Peake volge lo sguardo verso la tradizione, anzi le tradizioni, che vanno dalle tradizioni degli antichi greci, le tradizioni della Bibbia, le tradizioni degli indiani di America. E perché fa questo? Perché ci mostra come in tutte le società, durante il percorso di tutta l'evoluzione dell'umanità, ci sono sempre state delle guerre e ci sono sempre stati dei modi che le società hanno applicato per riuscire a reinserire i loro guerrieri, i loro eroi all'interno della società. Ed è un percorso necessario perché essenzialmente richiede una serie di fasi. La prima fra tutte, per esempio, quella dell'accettazione di quel che è stato e della purificazione di quel che si è visto e di quel che si è vissuto. E che vuol dire accettazione dell'accaduto, accettazione del trauma? Beh, non è soltanto un'accettazione da parte di chi è rimasto traumatizzato, perché come dice benissimo Edward nel suo libro, chi ritorna si porta indietro questo trauma, e questo trauma poi viene vissuto anche dalle persone che vivono con il combattente ritornato. Noi parliamo oggi, per esempio, di trauma generazionale, cioè di un trauma che si tramanda di generazione in generazione. Quindi questa situazione deve essere accettata da tutti, dai familiari, dagli amici e dalla comunità intera, perché essenzialmente quando noi parliamo di moralità e di etica, dobbiamo comprendere che una guerra è, anche se questo qui non ci piace sentirci dire, però responsabilità di tutta una popolazione. C'è una bellissima frase di André, di una canzone, che dice: anche se voi vi chiedete a soldi, siete lo stesso coinvolti. Perché, e quindi questo qui vuol dire che il percorso di reinserimento, di purificazione, deve avvenire non attraverso questo schematismo cartesiano di divisione tra individuo e società, mente e corpo, ma attraverso una prospettiva olistica, per cui l'individuo che è andato in guerra è parte della società. E quindi la società deve prendersi cura di questo individuo, come si prende cura di tutti gli altri individui che fanno parte della società. Una via privilegiata è quella del raccontare. C'è una bellissima commedia di Eduardo, che è Napoli Milionaria, dove lui ritorna dalla guerra e lui ha bisogno di raccontare, lui vuole raccontare, e tutti quanti invece lo zittiscono e gli dicono: è passata, è basta, perché parlare di queste cose? E lui rimane con questo senso di dire: ma io ho bisogno di parlare. Perché? Perché il raccontare permette non soltanto di esternare un qualcosa che sia dentro, ma anche di condividerlo con gli altri. Ciò permette agli altri di poter comprendere, anche se non hanno fatto quella esperienza, che cosa sia stata quella esperienza.
Quindi da un lato c'è il bisogno di raccontare, ma dall'altra parte ci deve essere anche la volontà di ascoltare e di comprendere senza giudicare. Se vuoi anche intervenire, puoi farlo, eh? Io, se no vado a ruota, oppure volete fare delle domande, ci potete tranquillamente fermarci. Sì, per esempio sono le modalità attraverso cui si può parlare di eventi traumatici collettivi ai bambini, quelli della narrazione, del racconto, magari traslando i protagonisti, no? Per esempio in questo centro studi, quando dobbiamo parlare di questioni come le guerre, i conflitti, magari facciamo per bimbi molto piccoli, facciamo delle narrazioni traslando, cioè ipotizzando che ad andare a fare la guerra non sono gli uomini, ma sono, non so, i galli contro i tacchini. E in questo modo almeno si dà un tentativo. Non so se è un esempio calzante questo oppure. Però la narrazione, cioè la possibilità comunque di rappresentare, di discutere, è una necessità e non è così banale. Gli insegnanti ci dicono che loro non sanno come fare, quindi molti bimbi fanno finta di non avere il problema, ma altri invece lo manifestano. Quindi sarà diversa come livello di analisi, ma mi sembrava si potesse aggiungere. Sì, volevo soltanto dire una cosa brevissima su questo, in merito a questo argomento. Effettivamente, Edward nel suo libro solleva una questione che è importante e secondo lui è una questione pregiudiziale, cioè nel senso sta un po' all'origine del motivo per cui noi abbiamo un problema nel accettare il ritorno di combattenti che portano storie ed esperienze così difficili, e che spesso finiscono emarginati in questa loro solitudine e in questa loro sofferenza. Cioè il fatto che noi viviamo un po' in una specie di bolla ipocrita, in un certo senso, nei confronti della guerra. Anzitutto abbiamo una specie di analfabetismo militare, cioè benché sia un po' ovunque il discorso della guerra, anche in forma molto estetizzata, cinema, letteratura e altre cose, però si tende a dimenticare e si tende a fingere che la guerra sia diventata un'estensione di processi politici, di pacificazione, che sono forme eufemistiche per dire, per spiegare il fenomeno, ma manca il punto centrale, che invece agli antichi era presente sempre con grande chiarezza, cioè il guerriero va in guerra per uccidere in difesa della propria comunità. Noi abbiamo un concetto anche, per esempio, della guerra come operazione, per esempio, di pacificazione o di pulizia. Abbiamo un problema nell'accettare il fatto che la guerra sia anche un fatto di aggressione, perché spesso ci si difende da qualcuno che aggredisce, è inaccettabile pensare che si possa essere dalla parte degli aggressori. Il fatto è che però, in fondo, noi non siamo preparati all'idea che qualcuno che torna dalla guerra abbia ucciso, abbia dovuto uccidere per difendere se stesso, per difendere i compagni e in senso lato per difendere un sistema di visioni, di valori, eccetera. Per esempio, nel libro vengono spiegate alcune pratiche di reinserimento del guerriero nelle antiche tribù dei nativi americani, e viene spiegato anche attraverso le parole, le testimonianze di alcuni veterani americani di origine appunto indiana, che erano parte delle forze armate statunitensi, ma ancora mantenevano ben viva la loro relazione con la cultura di origine. E quindi portavano con sé, come militari delle forze armate americane, questa tradizione del guerriero antico. E spiegano che i ragazzi, i giovani, quando venivano avviati alla vita del guerriero, alla via del guerriero, una delle prime cose che facevano era proprio accompagnare i guerrieri nelle battaglie, quindi nelle scorrerie o nelle azioni difensive, anche non prendendo parte al combattimento, ma per vedere che cos'era il combattimento, cioè quale sarebbe stata la loro esperienza di guerrieri. E quando tornavano quindi nella tribù, come dire, c'era questa forte e netta presa di posizione, questa consapevolezza che la via del guerriero è una via in cui comunque si pratica l'arte del
della guerra, l'arte di uccidere, l'arte marziale. E questa è una cosa su cui effettivamente noi oggi abbiamo una certa difficoltà nell'ammettere certi aspetti, diciamo, della conflittualità armata. Alla base di questo, a volte, cioè questo a volte sta anche alla base di una potenziale reazione traumatica in chi torna, perché c'è questa incapacità di unire, no? Le due esperienze, i due orizzonti. Questa è una cosa importante. Infatti prima Patrizia ha detto superare il problema del trauma nella maniera dell'accettare, no? È una cosa importante. Sì, però accettare e trasformare, questo è un altro concetto importante nella visione di Edward Teague. Cioè, non semplicemente accettare in maniera passiva, come dire, facendosene una ragione. Per lui una cosa fondamentale è che alla fine del processo il guerriero deve trasformarsi in quello che lui chiama un anziano. Cioè, una persona, un uomo, una donna che può fare di quella sua esperienza un tesoro per gli altri, per tutti. Cioè può convertire la propria vocazione, che è stata fin lì quella di essere un combattente, in una vocazione di costruttore, di educatore. E questa è una cosa importante, perché significa dare la possibilità di imparare e di apprendere insieme, in un percorso che diventa virtuoso. Non è così utopica come visione. Richiede ovviamente un'educazione a questo tipo di discorso. Questo penso che sia importante. Sì, diciamo che il punto sarebbe quello di attivare un circolo virtuoso piuttosto che un circolo vizioso. Cioè, fare in modo che da un punto di vista sociale chi ritorna e chi ha subito un trauma e quindi ha bisogno di cure, ha bisogno di attenzioni per riuscire a superare il trauma, ad assorbire il trauma, non a eliminarlo, perché io penso che il trauma rimanga sempre fino alla fine della vita, ma a riuscirci a convivere in maniera pacifica e a trasformare quell'esperienza in modo positivo da poterla restituire alla comunità sotto una forma di sapere, di wisdom, di saggezza, che è una cosa molto, potrebbe essere, anzi è una cosa molto importante per una società, cioè riuscire, e per le persone in generale, riuscire a apprendere la saggezza, un sapere non soltanto dall'esperienza diretta, ma anche tramite l'esperienza degli altri. Qui ritorniamo di nuovo al punto del racconto, perché come dicevi tu, no? Dici, ma per i bambini, certo, i bambini hanno una visione ovviamente più semplificata della nostra, e quindi hanno una percezione anche della violenza molto diversa, e quindi fare un filtro, per esempio, facendo delle narrazioni dove si usano gli animali che sono molto più vicini all'immaginario di un bambino rispetto a quello di un adulto, io trovo che sia una cosa molto efficace. C'è sempre fatto con le favole, no? Utilizzare per esempio ciò che c'è più vicino per riuscire a capire ciò che c'è più lontano. Un metodo, per esempio, e quindi lo scrivere anche poesie, lo scrivere metafore ha questa potenzialità molto forte. Perché? Perché ci riesce, attraverso l'utilizzo di metafore, attraverso del linguaggio poetico, noi riusciamo a andare al di là di quelle strutture razionali che poi ci bloccano, e quindi riusciamo a esprimere un qualcosa che fa parte di una parte molto intima di noi stessi. Su questo posso aggiungere semplicemente un'osservazione. Penso che potranno sicuramente aiutarci a capire meglio anche gli ospiti che sono connessi, sì, oggi con noi dagli Stati Uniti, perché TIC è connesso con noi e al momento lui è in Australia.
che invece dagli Stati Uniti sono Charlie, presenti Charlie esatto. Facello e Pat Guariglia, ho sentito pronunciato Guariglia in inglese, però da noi in Italia diventa automatico Guariglia. Guariglia, che sono due veterani di origine italiana e che hanno appunto lavorato con TIC, hanno affrontato appunto, la loro esperienza di veterani insieme con TIC, sono menzionati nella introduzione alla edizione italiana. Quindi Puoi chiederglielo se penso che vuole. possiamo chiedere a loro appunto se possono illuminarci o spiegarci un po' quello che per loro ha significato anche raccontare o che difficoltà hanno trovato anche nel raccontare, nel trovare un pubblico disposto, no, ad ascoltare. Una E domanda? chiediamo già direttamente a loro questo punto di Va bene, e passiamo quindi a una fase in cui dobbiamo tradurre, lo dico anche per chi ci ascolta, per cui chiederei a Gianluca e Patrizia di fare delle domande. Partiamo con Edward, Va va bene. bene? Ok, lo metto in primo piano. Eccolo qua, Edward, in Eccoci. diretta. Ed, okay, so we welcome. Please, we can also. Can you hear us clearly? Yes. Can you hear us, Ed? Yes, I can hear you perfectly. Oh, Yes, okay. thank you for that. Okay, we thank you very much for being here with us early in the morning in Australia now. So it's making this great honor to be here with us. We have introduced the book, the way in which the book has arrived to Italy, what we have done, and how we have worked together in the project of the journal. And now we were talking about the importance of speaking about the Dialogue. experience of having been in war and having seen and done things that are so difficult to share with the public, the society, people who have no idea what it means to be in a war. So the importance of the education to listening to the veterans and to their stories. And we were thinking that you can say much about this because it's an important part of your method, your approach. And also that Pat and Charlie also can say something that is very thorough and deep about this. Yeah, Sì, allora faccio una piccola traduzione A in small italiano. Just translation a for the small guests. translation for the guests in Italia. Gianluca ha chiesto a Edward se per favore può intervenire e parlarci della sua esperienza e dell'importanza dell'educazione di un pubblico della cittadinanza che non ha fatto un'esperienza diretta della guerra e quindi quali sono le difficoltà nel riuscire a raggiungere e a far capire le problematiche di chi ritorna a chi invece è rimasto a casa. I just want to add that we also explained your holistic methods and the importance of dialogue and so on. Ho semplicemente detto che abbiamo pure spiegato in italiano l'importanza del metodo olistico che io ho contrapposto a quello dualistico del cartesiano e soprattutto l'importanza del dialogo. Please. Edward, thank Okay. you. Grazie mille, buonasera amici miei, and Please. that is all I can deliver in Italian. I'm sorry, but I welcome you all. I express my deep gratitude for all of you for our collective work on war healing, nonviolence, and peacemaking. Luci? Okay. Allora, Edward, sì, ci ringrazia, saluta tutti quanti voi che state
seguendo la presentazione e ha ringraziato noi per il lavoro che abbiamo fatto con la traduzione. I hope and I trust that our journal Close Encounters in War, all of the work that you together are bringing out to the world, and this translation of my book Warriors Return will contribute to our collective mission for war healing and peacemaking. Ok, si augura che il lavoro comune che facciamo con la rivista, Close Encounters in War, e gli sforzi profusi per la realizzazione anche di questa edizione italiana e della distribuzione del suo lavoro, possano contribuire a fare rendere il mondo un po' più attento al problema delle guerre e ad aiutare chi appunto deve affrontare questa esperienza così difficile. So, I'm greatly honored to be with you tonight. I cannot express how deeply moved and honored I feel that you have valued my work and brought it into our journal, to your country, and that we are in this mission together. Quindi ci ringrazio moltissimo, è molto onorato di essere qui e ringrazio appunto per aver dato questo risalto al suo lavoro per distribuirlo anche qui da noi. And to me it is especially important that this book has come to Italy and that in Italia you are doing this work, because we all know, but we must affirm, and the world must appreciate, that the roots of Western civilization come from your land and from the Mediterranean region, and so much about all of society, all of civilization, the way we order civilization, our laws, our social organization, and our history of war and war making all come from Italian roots and have been with us for thousands of years. So, although you don't have many veterans now in these modern wars, the importance of Italy in understanding the world history of war, the transgenerational dimensions, and the contributions to civilization and to it healing are of utmost importance. So it's wonderful and critically important to the entire world that this work is being done in Italia. Ok, è molto contento del arrivo del suo lavoro in Italia perché dice, benché l'Italia non abbia recentemente avuto una storia di partecipazione in conflitti così importante o significativa, magari in termini numerici, come in altri paesi, per esempio gli Stati Uniti, dice, però l'Italia fa parte di quella regione, il Mediterraneo, dove è nata la nostra civiltà attuale occidentale e moltissime e profonde radici della nostra civiltà, per esempio un intero apparato di leggi e anche una lunga tradizione di cultura guerriera deriva proprio dalle lontane origini dell'Italia, della cultura italica e italiana, Latina. latina, italica e poi italiana. Dice quindi in termini anche transgenerazionali è importante valorizzare questa continuità, una cosa importante a livello addirittura globale, secondo lui. So, before going farther with deeper opening remarks, I do especially want to thank and honor you, Gianluca Cinelli, for the thousand gifts you have given to us, to all of us, the world, and to me. You use my work in the journal. Your writings and contributions are very important. You've invited me on the board. You and Patrizia did this translation together. And thank you all to everybody on the journal for publishing many of my veterans from the US and abroad, and our colleagues, and for truly making this an international effort. Ci ringrazia di nuovo Edward per avermi invitato nella rivista Close Encounters in War, per aver fatto questo sforzo di traduzione e di aver accolto anche nella rivista. Questa è una cosa che non avevamo detto. Thank you, Edward.
per aver accolto molte dei racconti e delle poesie dei veterani in una pagina dedicata appositamente ai racconti che si trova sul sito di Close Encounters World. And you too, Patrizia, thank you. I thank you and honor you for your work on this journal and on our board in this mission and as co-translator of my book. So thank you, you can thank yourself publicly as well. I learned a lot of stuff. I was so ignorant. mi ha ringraziato per aver tradotto. Grazie a te perché effettivamente ero abbastanza ignorante su queste questioni dei veterani. Well, we could talk about that all night as well, because we are all ignorant about war, about its true nature, and about how to heal it. Our veterans know that, but they are not speaking very much to the rest of the world. The world is not listening. And so we all need to be educated in war, everything about it, and not only how to heal it, but the wisdom, the life wisdom that we draw from it. And I hope our warriors we'll talk about what we together call warrior wisdom, which is really needed for everyone. Sì, dice, in realtà siamo tutti abbastanza ignoranti su che cosa sia la guerra e quale sia la vera natura della guerra. Gli unici che probabilmente lo sanno fino in fondo sono proprio i veterani che l'hanno vissuto, ma purtroppo i veterani non parlano molto con il resto del mondo di queste cose ed è una grande opportunità che noi abbiamo appunto adesso di dar loro la parola, di ascoltarli e di acquisire in questo modo quello che lui chiama la warrior wisdom, cioè la sapienza guerriera, che è un concetto appunto che ha a che fare con quello che ha detto prima Patrizia, del guerriero, con la figura del guerriero interiore. Magari Edward ci può spiegare adesso un po' bene. Yeah. Huh? And perhaps you may also explain better what you intend with the expression of warrior wisdom and the spiritual warrior, to help us better understand what these ideas are. Now we will plunge into them, and we will share some of that as we go along. I just also, before I say any more, of course, I want to thank our publisher, Sabrina Ferrero and Nuro Subiano, for publishing this book, and tonight's host and our Center for Studi Serio Regis, forgive my pronunciation, but Enzo Ferrara, thank you very much for hosting this event, for publishing the book. And for everyone who is attending remotely, blessings upon you all. Thank you for being here and for caring about this material, and especially any military and veterans and other trauma survivors we have present. We need you here. We need the wisdom that comes from your living experience. And so thank you for being with us. Allora, ha ringraziato il Sereno Regis che ci ha ospitato, Enzo, la Sabrina Ferrero e la casa editrice che ha ospitato la traduzione del libro, e soprattutto anche i veterani che partecipano e che ci seguono anche da lontano, dall'America, che sono connessi. E quindi perché è importante dare loro la parola e ascoltarli anche. So, okay. So to share some thoughts and deeper opening remarks with you, I will take my theme for my next, for my remarks from our journal, Close Encounters in War. Close encounters in war both wound terribly and heal in amazing and blessed ways. Okay, so... Of course, Sorry, just translate the first part, not to lose it. Prima di andare avanti, volevo dire alcune cose su questo concetto che sta alla base della rivista in cui collaboriamo, Close Encounters in War, perché dice
gli incontri ravvicinati in guerra hanno una doppia faccia, cioè feriscono ma possono anche contenere i germi di una crescita, quindi possono di una, della guarigione stessa del trauma che causano. Okay. So of course we all understand that close encounters in war cause massive trauma, and this is true no matter how near or distant from a battlefield, from a combat zone, a warrior is, because killing another human being is the most traumatic event that anyone can experience. So killing itself is a close encounter, even if you are on the other side of the world pressing buttons, even if you are a drone pilot, you are still having the most profound encounter with another human being by trying to take each other's lives. Okay, so allora la questione è che questo incontro è così importante, questo incontro ravvicinato in guerra, perché non importa quanto possono essere lontani fra di loro gli individui che si combattono, si potrebbe anche essere dall'altra parte del mondo e schiacciare un bottone o essere un pilota di droni. Il semplice tentativo di togliere la vita di un altro essere umano è l'esperienza più traumatica che si possa vivere, e il tentativo di togliersi la vita a vicenda in guerra rappresenta appunto un incontro profondo e indelebile. So to heal such wounds that are so deep, that are of are truly holistic, the wounds are that we call post-traumatic stress disorder, are to the mind, to the heart, to the body, to the soul, to the spirit, to the community, to the nation, to the entire world. So these wounds are comprehensive and massive and must be understood in this holistic manner. And to heal them, we must facilitate close encounters again. Okay, queste le ferite che vengono causate da questo, cioè questi incontri, sono delle ferite che vanno al di là della dimensione puramente psicologica, che è individuata con questo acronimo del Post Traumatic Stress Disorder, PTSD. Sono delle ferite che colpiscono lo spirito, la mente, il corpo, l'anima, gli individui, le società, e per estensione danneggiano il globo, perché tutti siamo interconnessi. E quindi necessariamente ragionare sugli incontri ravvicinati in guerra è un obbligo ed è una necessità. And this means that we must learn to love and to honor all of our veterans, all of our warriors, all of our survivors. We must, with them, comprehend the horrors, the inferno that they have experienced. And together, only together, can we restore humanity to all of us. L'unico modo per ristorare, per restaurare l'umanità compromessa e danneggiata da questo tipo di incontro con la violenza della guerra è riconoscere, ascoltare e onorare i veterani sopravvissuti, perché da loro si può apprendere cosa hanno vissuto effettivamente, che cos'è questo inferno in cui l'umano scende dalla guerra. And this, to my mind, is one of the mistakes that the trauma field in mental health makes. Restoring humanity, sharing the stories, really comprehending what the warriors have been through does not happen by us pulling them into our world. No matter how good our intentions, if we are out here in the world that did not experience war and violence, and we do our best with great intentions and psychological theory to get them to join our world, it will not work, because the entire warrior history, warrior ethos experience will be cut off, and they will feel like they need to pretend to be civilians and do their best to adapt, but the war wounds and memories of the trauma will remain underground. Dick ci ha spiegato che un classico errore dell'approccio comune che noi facciamo a questo tipo di problemi è quello di
Pensare che i veterani possono semplicemente balzare dentro la nostra percezione, per quanto ci sforziamo di averla accurata, di che cosa sia un'esperienza di guerra, e di pensare che loro possano interagire con chi vuol far parlare della loro esperienza come se fossero dei civili, come se non avessero fatto un'esperienza di guerra. E questo non funziona, non è possibile perché bisogna fare l'opposto, cioè è il civile che deve saltare, fare uno sforzo di raggiungere il veterano là dove è. So this is the other side, the positive side of the close encounter, that we must enter into our warriors' and our survivors' lives. We must enter into their inner worlds, their inner lives, and we must share the journey that they have been on and together guide this journey out of the inferno of the soul. Ecco, esattamente, quindi ho concluso questo ragionamento dicendo che dobbiamo noi cercare di entrare nel mondo di questi veterani, nel loro mondo mentale, nel loro mondo intimo e insieme imparare a compiere questo viaggio che li porti fuori, lontano da quell'inferno in cui loro sono rimasti in un certo senso intrappolati, ed è quello che li rende appunto così, diciamo, traumatizzati, per costruire qualcosa di diverso. So to illustrate this, I would like to share a story, and I'm sorry, but I'm going to challenge my good friends to translate a poem with me. And I know the spontaneous translation of poetry is rather challenging, but it doesn't matter. We'll do our best together. Ok, vuole condividere una storia e ce ne cerchiamo di fare del nostro meglio per tradurla. Ok. Okay, so this poem has appeared in our journal, Close Encounters in War, and thank you for first publishing it there. I have had another book published very recently called Coming Home in Vietnam, and this poem is in that book. Ok, allora la storia di Paul, che ha già raccontato tramite la nostra rivista la sua vicenda e recentemente ha pubblicato un altro libro, una raccolta di poesie molto bella che si intitola Coming Home in Vietnam e anche lì appunto Paul è presente. And again, this is to illustrate both forms of close encounters. The close encounter during warfare that causes massive trauma and can infect and ruin a life, and the close encounters we can have and we can facilitate afterwards that bring extraordinary hope and healing and restoration beyond anything we could imagine in ordinary daily life. La storia di Po mostra la doppia faccia di questo incontro ravvicinato. Da un lato durante la guerra, quando può essere terribile e devastante distruggere un'intera vita, e dall'altro dopo la guerra, quando in maniera imprevista e al di là di quanto noi potremmo addirittura immaginare, questi incontri sorprendono e possono essere fonte di rinnovamento. So this poem is the story of a veteran, a young Marine who was 19 years old. This battle happened on his 19th birthday. So there's two stanzas. The first stanza is the story of what happened to him in combat when he was 19 at a small fire base in Vietnam, and his unit was attacked and overrun by a suicide attack from the enemy. Allora, la storia è quella di un giovane marine di 19 anni che in Vietnam fu attaccato nella base dove era a distanza durante il giorno del compleanno in un attacco suicida da parte dei suoi avversari. The Ho Americans fatto io. killed 300 of the enemy during this battle. They buried them in a mass grave. This man had nightmares for over 40 years of those dead soldiers crying out to him, screaming, they want to go home. Return us, return us, return us. And it tortured him.
gli americani uccisero molti avversari in questa occasione, e la sepoltura fu fatta in fosse comuni, e questo ricordo di questi soldati lo ha perseguitato per tutta la vita, per oltre 40 anni. Parlando di incubi notturni. Con incubi notturni, sì. Yeah, so that was his first encounter. That was his first encounter. The second stanza is the second encounter. I brought him back to Vietnam. We found the very place that this battle had occurred. We returned the grave to the Vietnamese, and he expected to be treated as a criminal for what he had done to their fathers, their grandfathers. Instead, he was treated as a saint, returning the souls of their lost loved ones to them. And so you'll hear in the second stanza, the other close encounter, when we go back, when we have the courage to go into the encounters together, to tell the stories, to practice atonement, to make the stories shared and collective, and to complete the story through our healing efforts. That happens in the second stanza. Quindi fino adesso ci ha raccontato il primo close encounter, il primo incontro con la guerra, e adesso ci dice il secondo, quando lui ha conosciuto questo ragazzo ed è ritornato con lui in Vietnam, dove questo ragazzo si aspettava di essere trattato come un criminale, ma così non è stato. E quindi qui è avvenuto il secondo incontro con la guerra. Sono venuti a vedere anche queste fosse comuni, ed è stato invece la parte positiva di questo incontro, che poi ha continuato anche con il raccontare questa esperienza. Okay, and another close encounter, I wrote this poem in first person with his voice telling his story. So it's also a close encounter for me, and teaches me imaginally, compassionately, what everybody has experienced. E poi c'è un terzo close encounter, che è quello che ha vissuto in prima persona Edward, perché lui ha raccontato nel poema in prima persona, facendo propria l'esperienza di questo ragazzo, e quindi in qualche modo questa sua esperienza, quello che dicevamo prima, è stata di insegnamento a se stesso, ad Edward stesso. So this poem is called Praying. Il titolo della poesia è appunto Pregare. Never in my life did I pray so hard as that day. Mai nella mia vita ho pregato così fortemente come quel giorno. Yeah. At the smoking bottom of this mountain. Dalla fondo di questa montagna fumante. Among giant boulders and fallen trees. Tra massi giganti ed alberi caduti. When the enemy overran our wire. Quando il nemico superò i nostri reticolati. And sprouted like berserk rice stalks. But it sounds good. Okay. Si diffuse, si sparpagliò, portando immagino morte e distruzione. Yeah. Yeah, feel free to paraphrase. Thank you. Okay. Okay. And sprouted like crazy rice stalks no farther away than the length of my rifle. Sparando e portando la morte non più lontano della punta della mia baionetta. And our muzzle holes became God's raging eyes. E le nostre piccole feritoie divennero gli occhi ardenti di rabbia di Dio.
okay, that's the first encounter when he's 19 years old. This is the second encounter when we go back. Okay. Allora, fino adesso ci ha detto la poesia, la parte della poesia che riguarda il primo close encounter, e adesso parla del secondo close encounter. Never in my life did I pray so hard. Mai così forte ho pregato in vita mia. Until today, on the cloud-crowned top of this mountain. Fino ad oggi, sulla cima nebbiosa di questa montagna. Among smiling statues and burning incense. Tra statue sorridenti e incensi che bruciano, il fumo di incensi. When their children took my hands and called me uncle. Quando i bambini hanno preso la mia mano e mi hanno chiamato zio. And monks bowed to me as if I were a saint. E i monaci si sono inchinati davanti a me come se fossi un santo. And I embraced their dead as my true brothers. Io ho abbracciato i loro morti come se fossero i miei veri fratelli. And God's loving eyes gazed through my torn and mending heart. E gli occhi di Dio guardano. Sono volti verso la mia, il mio cuore che stava guarendo. The rest of the story is that after this close encounter, returning to Vietnam, after the village honored this man for bringing the spirits of their loved ones back, he continued to return to Vietnam on his own after that. He fell in love with a Vietnamese woman. They got married, they had children. They now live in both countries. And he helps support the Vietnamese family really as his own. So the horrible close encounter of war became a loving international marriage and family that helps heal both sides and all of us. La terza parte di questa storia, il continuo di questa storia, è che questo ragazzo ormai è diventato un uomo, è ritornato più volte in Vietnam, ha trovato l'amore lì, si è sposato con una vietnamita, adesso vivono tra le due nazioni, e lui ha aiutato moltissimo, hanno dei figli e lui ha aiutato a ricostruire il Vietnam. Quindi quello che è iniziato come una storia di orrore è diventata poi una bella storia di riconciliazione internazionale che aiuta a guarire entrambi i popoli. We could joke and say that is the best way of restoring international relations between countries after they've been broken. Questa sì, possiamo dire che questa è la via migliore per riappacificare due nazioni dopo che hanno avuto una frattura così forte. Thank you very much for your participation. Yes, it was very, very, very beautiful testimony. Yeah. Era una bella testimonianza e ringraziamo molto Ed. Volevo fare delle domande anche a Pat e Charlie. Siete. Se lo facciamo noi. Vai. We would like also, Ed, I'm sorry if I jump to also the other guest, because it would be very, very good to hear what they can tell us about the thing that you have just said about the reconciliation, the atonement, and the process of sharing, how difficult it has been and how uplifting, however, it has been in their experience. So that would be very good to share with people who are listening.
Allora, quello che ho chiesto agli altri due ospiti è se potessero dirci ancora qualcosa sulle cose che ha appena spiegato Ed, cioè quanto nella loro esperienza è stato importante, difficile, ma anche una fonte di elevazione il poter condividere le loro esperienze, e se quindi potessero anche condividerle con noi oggi sarebbe una cosa molto bella. So, we have Charlie. Hello Charlie, ciao Charlie. Ciao, buongiorno, buonasera. Buonasera. Parlo un po' di italiano, ma mia mamma è nata in Italia, in vicino alla più città, come si chiama, San Paolo Maltese. No, so, sì, okay. San Paolo Maltese. Sì. San Paolo Maltese. But anyway, my journey, you know, this process of healing the soul wound of war, was started by being able to tend to my wounds. I worked in the nuclear warfare program. Ok, allora la sua vicenda di guarigione da questa esperienza traumatica della guerra si incentra attorno al servizio, al suo tipo di servizio militare, che è stato nelle unità di intervento nucleare. I come from a long line of veterans. My father was Italian, who's a Vietnam veteran, fought honorably in two tours in Vietnam. And my grandfather fought in World War II in Pacello. He was in North Africa fighting against the Germans there. La sua è una famiglia di militari, il padre ha combattuto per due turni, due interi turni di un anno in Vietnam, onorevolmente, e il nonno ha combattuto in Africa durante la Seconda Guerra Mondiale, entrambi tenete con le forze armate americane. And my family in Italy, the Capras, dealt with the war from World War II there, as the Germans were coming through the towns and they had to go hide up in the mountains to avoid the Germans, and then when they at night they would come down to feed the cows. So there's a transgenerational trauma, war trauma, that I carried within me that I ended up having to heal. Anche la famiglia di origine invece italiana, che appunto è originaria della città che ha menzionato in precedenza, ha avuto un'esperienza abbastanza traumatica di guerra, perché durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi hanno invaso e attraversato la loro cittadina, li ha costretti a nascondersi sulle montagne per poi dover scendere la notte per nutrire le bestiame. E quindi questo ha causato nella sua famiglia una presenza transgenerazionale di un trauma di guerra che è arrivato fino a lui. Quindi ha dovuto trovare il modo di curarlo, di guarirlo. And when my wounding happened, as working in the nuclear warfare program, it was like somebody, I was working in these mobile survivable ground units that would only conduct end-to-end nuclear war. And so it was my responsibility to make sure that this was operational for people to conduct it. And that was a violation of my soul. That was a violation of everything that I stood for as a human being. That is not why I signed up for the military. Why I signed up was to preserve, protect, and honor life, not destroy it. And so that was my moral injury. Alla luce di questa lunga esperienza di famiglia, la sua particolare esperienza invece nella vita militare, che si è svolta con queste unità di intervento e sopravvivenza nucleare, è qualcosa che lui ha vissuto come una ferita morale, un qualcosa che ha violato la sua integrità spirituale, perché dice non era quel modo di vivere la guerra, di vivere il suo servizio nelle forze armate, non era ciò per cui si era arruolato. E quindi è qualcosa che alla lunga lo ha messo in condizione di non poter più supportare questo ruolo che lui aveva nella guerra nucleare, nella guerra del deterrente nucleare. I was an officer in the Air Force, and I graduated from the Air Force Academy, and after this wounding,
It was as if somebody had taken a spear right into my heart. And I realized this is not what I wanted to do. And I was waking up with, I was frozen in my bed. I had these nightmares of nuclear apocalypse. I was frozen in my bed, locked, sweating, waking up from these nightmares. And I lost, at that point, all sense of purpose and meaning. It was like, everything we are living is a lie. Everything is, this is a veneer that we have. And it got ripped apart of me. And what was I saw was that we were just marching towards collective suicide. Quindi la sua esperienza di ufficiale dell'aeronautica, laureato, diplomato all'Accademia Militare Aeronautica, finisce appunto in queste unità di guerra atomica. E durante lo svolgimento del suo servizio lui ha iniziato ad accusare dei sintomi di sovraccarico emotivo, mentale, con forti e terribili incubi notturni da cui si svegliava completamente sudato e paralizzato dal terrore, incubi di apocalisse nucleare, di cui lui avrebbe potuto essere appunto responsabile con la sua attività. E questo gli ha fatto capire che non era ciò che voleva, e che qualsiasi sforzo lui facesse per fare il suo dovere di militare, altro non era che contribuire alla corsa verso questa distruzione nucleare globale. So after this I would drown myself, you know, before I met Dr. Tick and his work and reading the book War in the Soul and Warrior's Return. I followed a long path of drug and alcohol abuse, suicidal contemplation, depression. It was like my soul had left me. I was trying to feed myself just to feel good. And it wasn't until I hit rock bottom and was introduced to Soldier's Heart at the time that my path towards healing began. Lui, prima di incontrare Edward, prima di essere introdotto a Soldier's Heart, e poi diciamo che sì. Era una società che aveva creato Edward T proprio per aiutare i veterani di tutte le guerre. Tommy sentiva che la sua anima lo aveva abbandonato, era diventato alcolizzato, aveva spesso pensieri di suicidio e non aveva più nessuno scopo nella vita, la vita non aveva più significato. It was the language that Dr. Tick was saying in his book and in his workshop and in the place, the retreat that I was at. It was like my soul was starving for what he was saying. And here was a home that I could work through and walk through a whole process that I was unable to understand and that connected and related to the warrior that had been wounded in me and that had been wounded in all of my family, you know, from my grandfather to my dad and all of us, that this generational thing that I had been carrying actually had a language now that I could use to walk through these wounds, and I didn't have to do it alone anymore. And that was huge. La cosa più importante in questo incontro è che nei workshop, negli incontri, nei ritiri che Ed organizzava con il personale di Soldier's Heart, Charlie ha trovato per la prima volta un linguaggio per articolare questa ferita spirituale, la ferita che lui si portava dietro e che ha capito essere una ferita che avevano subito anche i suoi predecessori nella sua famiglia, e questo gradualmente l'ha rimesso in relazione con il guerriero interiore, con il combattente interiore che esiste in lui e che appunto aveva subito questa ferita. Importantissimo, dice, aver trovato un linguaggio per parlare finalmente di questa esperienza. And it was it allowed me to be able to finally face and to understand what happened to me on the deeper levels. It allowed me to be able to mourn the loss of my innocence, to connect and accept the fact that
I was asked to do things that went against the right way. It was anathema. It was against the right way. It went against my soul. And to be able to put the pieces back together, I was like reconstructing and rebuilding the warrior in me so that it could return back into society to be able to help, to heal, and to transform. Quindi la cosa più importante di questo ritrovamento di un linguaggio per parlare di questa esperienza è stata finalmente avere la possibilità di capire in profondità che cosa gli era successo, che cos'era questa esperienza che aveva fatto e rimettere insieme gradualmente la sua persona, la sua personalità, il suo combattente interiore, ritrovare questa energia perduta e soprattutto ha menzionato la parola anatema, quindi disinnescare questa dimensione, diciamo, maledetta dell'esperienza, intrappolata e priva di senso, non articolata. Ecco, questa è la cosa importante. Sorry, we paraphrase the bit. No, that's what I think. And so now it's what I, because of the work that I have done with that and working the warrior's return and coming back from the point of wanting to end my life to now having my own private practice, working with veterans and others to heal trauma through theater and through the creative arts, to be able to have my own TV radio show, helping others to heal from trauma and PTSD. It's all attributed to Dr. Tick's work. And so it allowed me the path to find my way home. Quindi disinnescare questo fatto di maledizione gli ha permesso di ritornare alla società e di dare indietro anche alla società. Quindi lui adesso lavora con i veterani, li aiuta, ha un suo canale Radio TV, dove appunto aiuta a capire anche gli altri che tipo di percorso possono fare per riuscire anche a a ritrovare la propria via. Okay, that was very, very inspiring. Thanks very much. Thank you. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a te. Very, very nice to have you here with us. And it would be beautiful now to hear also from Pat. Hello, everybody. So where to begin? I was a Marine in Vietnam. I joined the service. I was going to do college. I was 21. And my reasons for going to Vietnam were that I had read when I was a child, a young man, the rise and fall of the Third Reich and what the Nazis did to the Jews and the other unfortunates that they got a hold of. And in my naivete, watching what was happening in Vietnam, I thought that the communists and the North Vietnamese were doing the same thing to the South Vietnamese. And so I needed to step up to the plate and to protect them because I didn't want to see what happened to them. I didn't want the same thing to happen to them that happened to the Jews in Europe. So that's why I joined. I was just simply a little for the Italian guests. So I translate for a moment. Okay, Pat was a Marine in Vietnam, partecipato alla guerra quando aveva 21 anni. E il motivo per cui partecipò a questa guerra è un motivo idealistico. Lui sottolinea che ha anche una radice, diciamo, di una certa ingenuità, una naivete, ha detto. Ovvero il fatto di aver creduto che i comunisti in Vietnam a quel tempo stessero facendo quello che i nazisti avevano fatto durante la Seconda Guerra Mondiale. E lui ha sentito il dovere morale di
farsi avanti, fare la sua parte per evitare che una popolazione dovesse soffrire quello che gli ebrei avevano sofferto durante la guerra. Questa era la visione con cui lui ha pensato di poter partecipare a questo conflitto. So the reason I joined, I want to say it as many with many other veterans, is because I wanted to do what I thought was the honorable thing. And then I got into the crucible of what war is. And my best friend, my blood brother, we cut each other's hands and became blood brothers, was killed by the Viet Cong. And I became a very angry person, a berserker, wanting to kill every Vietnamese soldier that I could find. Dunque, lui quindi partì per il Vietnam e aveva un suo caro amico, anzi un amico di sangue, avevano fatto un patto tagliandosi la mano e unendo i propri due di sangue. Lui è stato ucciso dai Viet Cong, e quindi da quel momento in poi lui ha sviluppato una rabbia, un'aggressione molto forte. Lui è stato scopo, So I wanted to get even for my buddy's death. And of course I found out in the long run that you can never get even. So I returned to the States and basically hid away from everybody for 20 years. Just trying to forget what happened to me. And I, by fortune and good luck, I wound up seeing Dr. Tick as my, for some psychological help. Ok, quindi la sua idea era di regolare i conti e fare già i conti con il Viet Cong. E sulla distanza, in questa lunga esperienza di guerra, si è reso conto che non si possono pareggiare i conti, non si può. E quindi quando è tornato negli Stati Uniti, dopo la guerra, si è nascosto da tutti per circa 20 anni, cercando di non rinnovare questo dolore, finché hai riuscito a incontrato Edward Tick, e adesso ti racconterà. So when I first went to see Dr. Tick, I still had very strong hatred for my former enemies, and an abiding hatred. I thought of them as subhuman almost, because that's how I had to feel to do the things that I did over there. And through Dr. Tick's help and the lessons that I learned from him, I learned to embrace my warriorhood, but also to understand that the men that I was fighting against were also warriors. Yes. Quando ha incontrato Tick, aveva questa forte rabbia dentro di sé, e considerava un fortissimo odio nei confronti degli avversari di allora, e li considerava una pessima idea di loro. E quello che ha appreso da Tick è stata la necessità, l'opportunità di abbracciare, di accogliere interamente il suo passato e il suo passato di guerriero, di combattente, e di riconoscere che questa era una parte di sé, e soprattutto questo gli ha permesso di capire che anche gli uomini che aveva combattuto erano guerrieri, erano il suo aspetto speculare, erano guerrieri anche loro. So over the course of my long relationship with Dr. Tick,
who is a wonderful man, by the way. We've been known each other for many years, and about 4 years ago, Dr. Tick asked me to write a letter to my enemies in Vietnam for Veterans Day, a meeting where the U.S. combat people were getting together with the North Vietnamese Army and the Viet Cong. And he asked me to write a letter to them for Veterans Day. Tick gli chiese 40 anni fa di scrivere una lettera per quegli uomini contro i quali aveva combattuto. Peraltro questa lettera è, aggiungo, non soltanto presente in questo libro, come anche la storia di sia di Charlie che di Pat, ma questa lettera abbiamo avuto il piacere e l'onore di poter pubblicarla sulla rivista Close Encounters in War. I just added that we had the honor and the possibility to publish your letter in the journal, as well as its presence here in the book. So I just added it for the public. Well, okay. So the conclusion I came to, of course, was that at first, by the way, I didn't want to write the letter at all. I said, no, I don't want to do that, because I was still very angry at my enemy, even after all these years. Mm-hmm. And then after writing the letter, I guess you are familiar with it, but after writing the letter, I realized that if I had been born in Vietnam and had seen what the Vietnamese seen, that I would have become, probably would have become a Viet Cong. And that absolutely amazed me and was a transcending moment in my healing to realize that I could have been on the other side just as easily as I was on my side. And it somehow that cemented my humanity with the Vietnamese. And since then, I am in correspondence with some of the Vietnamese that were actually fought against me. And we see each other as brothers. Okay. Quindi aveva scritto, inizialmente non voleva scrivere questa lettera, troppo era la rabbia ancora che provava, ma nel momento in cui lo ha fatto, dopo 40 anni dopo la guerra, si è reso conto, ha avuto un momento che spiega essere stato un momento di grande trascendenza, una vera illuminazione. Si è reso conto che se fosse stato al loro posto, se fosse nato in Vietnam e avesse visto quello che i vietnamiti avevano visto durante quella guerra, riconosce che probabilmente lui stesso sarebbe diventato un Viet Cong, avrebbe preso le parti di chi combatteva per difendere la propria terra da un'aggressione. E questo è stato un momento di illuminazione. Da allora è entrato anche in relazione epistolare, in contatto con alcuni di questi uomini con cui aveva combattuto anni prima, rendendosi conto appunto di aver fatto con loro un'esperienza comune, simile, e da allora li considera propri fratelli. So why I think the work that you guys are doing and Dr. Tick is doing with War on the Soul and Warrior's Return is a couple of points I'd like to make. One is that to the veterans out there that I know that most of them joined the service because they wanted to do the Sì, no, ma poi non tra... quello ma parla lui poi dopo sì. Okay. They wanted to do the honorable thing, so I want them to be proud of that they joined the service to do the honorable thing. The other thing is that I would like the civilians to have a deeper understanding of the work that these silent warriors have done, and to try to have them come out of the shadows and tell their stories so that the civilian population can have maybe some of the wisdom that we have learned on the battlefield. Quello che lui riconosce, che Pat riconosce come un grande merito al lavoro di Ed,
il fatto di creare la condizione per raccontare queste vicende, queste storie da parte di questi soldati con i quali lui è un veterano, con cui lui sente di condividere un motivo di fondo, cioè che la maggior parte di loro hanno deciso di andare in guerra, di scegliere la vita militare, convinti di fare la cosa onorevole, di fare ciò che era giusto. Però dall'altro lato c'è l'altra faccia della medaglia, che è la presenza dei civili, cioè lui spiega che è importante che i civili apprendano ad ascoltare, apprendano ad interessarsi delle storie di questi militari per capire cosa hanno vissuto e per acquisire almeno una parte dell'esperienza e della saggezza che il veterano si è conquistato sul campo di battaglia. The last thing is that it is very important that the veterans be able to tell their story to an audience that wants to hear their story. And what you're doing in promoting this book, I think goes a long way into doing that. And I plead with the veterans that are out there, don't remain silent. Come out and tell your story. It's very, very important for everybody. Yes. Again, thank you so much, guys, for doing what you're doing. Thank you, Dr. Tick. Thank you. So, conclude dicendo che quindi è molto importante per i veterani parlare. E quindi fa un invito a tutti i veterani di non ridurre il silenzio, ma di parlare, di raccontare le esperienze per tutti coloro che vogliono ascoltare. E ha detto che però il pubblico deve imparare ad ascoltare, deve volere ascoltare. Deve volere e deve imparare ad ascoltare le storie dei veterani. I would like to end with one thing. And that is to tell you the extent of my Italian is cannoli and mozzarella, and that's it. My parents, I'm second generation Italian. My dad was in World War II, and but they never taught me any Italian. So I am very disappointed in that. You have time to learn. Time to learn. That's right. Thank you again. Thank you. Allora, noi ringraziamo il pubblico, tutti quanti, tutti coloro che hanno partecipato a questa presentazione. Ringraziamo veramente di cuore Edward, Charlie, Pat. E diciamo, se qualche domanda da qualcuno se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare, possiamo leggerla da remoto, sì. E farla. C'è Simona. Ciao Simona. Ciao, hey, Simona. Ciao, chiudo la porta un secondo, scusate, sono pensato che poteva fare rumore la mia bimba di là. lo devo fare in inglese o in italiano? Come vuoi, se lo fai in italiano poi traduciamo in inglese o viceversa. Vabbè dai, allora lo faccio. Fai in italiano, vai, fai in italiano. In italiano, ok. Allora, volevo ringraziare tantissimo tutti voi per questa cosa che avete fatto succedere, soprattutto grazie a Gianluca, perché penso che sia stato tu il primo ad entrare in contatto con Edward Tick, quindi se non avessi saputo captare l'importanza di questo lavoro, probabilmente oggi non saremmo qua. È stato interessantissimo, sono veramente elated, inspired da questa serata, dal lavoro che avete fatto. Non posso usare la prima persona plurale perché in realtà l'avete fatto veramente voi. E più che una domanda, io avrei un commento. Però mi piacerebbe sapere che cosa pensano tutti loro su questo. Allora direi fallo in inglese. La fai in italiano e poi la devi fare in inglese.
Fallo in tutte e due, in italiano e in inglese, vai. Okay, so far I just thanked Gianluca for, you know, including Edward Tick and everybody else in this project, in the Close Encounters in War project, because I think it was thanks to him primarily that this is happening. So that's essentially what I said up until now. I also said that I feel elated to be here listening to these stories. I feel inspired and I feel that this is extremely important work. And I have a comment rather than a question, but I would be interested in knowing what all of you think about this. It's just basically, I have been teaching a class on the politics of American memory. And of course, this includes the memory of war as well. You have to think that this is taught to an European audience. And so it's very basic from an American perspective, probably. But my students were very interested in learning about the experiences, not the experiences really, but the memories of the Second World War and the memories of the Vietnam War, because we have more accounts of things, of bad behavior, of things gone wrong and of trauma about Vietnam than we do of the Second World War. And they were obviously particularly interested in working on the representations and the memories told through, you know, documentaries and interviews of the My Lai massacre. I know that there were other instances of such experiences in Vietnam, but that's about the extent that I went to with my students. And so right now I was thinking, rather than using more traditional type of documents with these students to address these issues, it just strikes me how interesting it would be if they could access some of these accounts, some of the personal accounts, which of course I can let them do through the journal. Do you want me to translate, Gianluca? Soltanto un insunto per spiegare che cosa sì. Semplicemente ho chiesto, ho fatto un commento sul fatto che appunto mi sono trovata ad insegnare un corso sulla memoria negli Stati Uniti, e quindi anche la memoria di alcuni conflitti ne fa parte, tra cui la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra del Vietnam. Per quanto riguarda la Guerra del Vietnam, gli studenti sono stati particolarmente colpiti dall'esperienza di un evento che viene ricordato come il massacro di My Lai, che è un evento dove i soldati americani hanno si sono resi colpevoli di un evento come quello che raccontava la poesia nella prima strofa, credo, non so quale fosse quello a cui la poesia facesse riferimento, però mi sembra una cosa abbastanza simile. E quindi volevo sapere che cosa loro pensano della possibilità di utilizzare al posto di documenti più tradizionali come possono essere articoli o discorsi, documenti invece come questi racconti di esperienze vissute in prima persona, ma racconti fatti con proprio lo scopo di guarire e di utilizzare appunto questo tipo di fonti con degli studenti che sono dei ragazzi di 20 anni, essenzialmente. So, for you. Who wants to start? Hey. Yes, thank you, grazie, I can start. My first comment, I will quote a Viet Cong veteran who said, war makes everyone crazy.
And I will also quote an American veteran who said, we are not pathological, war itself is pathological. So we are always talking about and studying the way human beings are, civilization is taken apart inside us, and we are reduced to the most primitive and bestial conditions. That's always true. In addition to that, you're studying the My Lai massacre and other atrocities. Certainly those happened, and My Lai was only the worst of many atrocities during the Vietnam War. But there are always atrocities in war, always. And I have worked with American World War II veterans who could not admit the atrocities that they participated in because of the myth of the good war. You can only tell good war stories as if you were an honorable soldier. And then the atrocities tortured them for decades and decades and decades until they have the opportunity to confess them and atone. That being said, I believe that the more immoral and unjust a war appears to the soldiers fighting it, the more they are prone to atrocities. We see that happening in Ukraine. It happened in Vietnam when people, especially when people no longer believed in the war, became berserkers, lost their inner sense of honor and morality, and then were just in this primitive condition of kill or be killed. So there will always be atrocities. They will be worse to the degree that the war is judged as wrong, immoral, unjust. Sorry, I have to quickly translate. I forgot. Yeah. So, okay, he said that. No, sorry. Cerco di essere sintetico. Ha detto. Ha iniziato dicendo che i veterani dicono siamo noi pazzi, è la guerra essere pazza. E sicuramente quello che è accaduto è stato uno dei più grandi massacri, ma in guerra ci sono tantissimi di questi avvenimenti ed è difficile per molti poter raccontare questi, di aver partecipato a dei massacri, perché c'è questo mito, chiamiamolo così, del buon... I soldati della Seconda Guerra Mondiale. I soldati della Seconda Guerra Mondiale, sì. Del buon, della guerra giusta. Della guerra giusta. Guerra giusta. Ok, e poi ha detto il problema è che diventa ancora peggio gestire e sopportare queste atrocità quando il soldato si rende conto o matura un suo scetticismo nei confronti della guerra in cui è coinvolto, perché la sua guida morale si smarrisce e quindi diventa più difficile riuscire a sopportare e fare i conti con queste situazioni. E ha fatto l'esempio di ciò che accade appunto in Ucraina, dove per esempio la violenza attuale sui civili, le distruzioni, mettono sempre più in difficoltà nel cercare di spiegare perché si sta facendo tutto questo. Ok, sorry. One more very brief comment is that we also need to tell the stories of moral courage in war, of doing the right things. I also have worked with many warriors who stopped atrocities, who did not kill, who helped people on the other side, defined as foes, and their stories are not told and they are not honored, as if that were not being a good warrior, when in fact that is of being a warrior of utmost ethical standards and honor. So warriors even feel ashamed of telling those stories because they don't fit the public narrative. We need to help our warriors confess their goodness, their compassion, their courage in not killing as well as the other. Yes, Pat. Translation. Yeah, let's translate and then you speak. Sorry. Dobbiamo anche capire che ci sono dei guerrieri, dei combattenti che invece in guerra non uccidono e fanno delle azioni onorevoli, buone e morali, e anche di questo bisogna parlare. Spesso non se ne parla perché
questa storia non rientra in quel modello che invece è stato dato di quel tipo di guerra, di quel tipo di soldato. Quindi diciamo, hanno vergogna. E quindi sì, alcune volte arrivano persino ad avere vergogna di aver fatto la cosa giusta in guerra. Quindi essenzialmente possiamo dire che la cosa migliore è non applicare dei modelli già precostituiti alla comprensione, ma di capire l'evento in sé. So we just can say that the better thing to do is not to apply a preconcept, a pre-model to understand what happened, but to understand the thing in itself, what's going on, yeah. Not just to take a model and say, okay, you have to enter in this model, or okay. So, Simone, I would like to counter the what happened in my life with some of my own experiences, and as angry and as mad as I was against the Vietnamese, the Viet Cong, and the NVA, I nor my squad ever did anything to hurt a civilian. And we would do everything that we could to protect civilians. And I have a story. I was passing an old dump outside of Da Nang, and there was a young girl there, and she was trying to get food out of some cans that had been left there. That they were rusted cans, there was nothing in those damn cans. And I stopped the truck, I got out and went up to the girl, and I gave her whatever food and whatever money I had. And I tried, to this day, I regret that I couldn't figure out a way of putting her in my arms and taking her home with me. Quindi Pat spiega che queste cose che ha detto Tic sono vere, e lui ha l'orgoglio di poter dire che la sua squadra, che lui ha fatto sempre in modo che la sua squadra non facesse del male ai civili, ma anzi si è sempre prodigato perché i civili fossero protetti nelle zone, nelle circostanze di guerra. E ricordo in particolare questa vicenda in cui in un villaggio incontrò una ragazzina che stava cercando di raccogliere del cibo da un bidone arrugginito dove sembrava che non ci fosse niente, e lui ha sentito il moto di la necessità di far qualcosa per questa ragazzina. Le ha dato il cibo che aveva, tutti i soldi che aveva, ma la vera cosa che ha continuato a procurargli dispiacere negli anni, un rimorso, era l'impossibilità da parte sua di poterla prendere e portarsela a casa, portarla via di lì, portarla in un altro posto che non fosse questo luogo di guerra. Thanks, Pat. Thank you. Ok. Charlie, let's say... Yeah, what I would like to add is that... you know, the stories of atrocity that we are aware of, we need to study, we need to hear those stories. But like Pat was saying, we also need to hear the stories of courage and bravery and the people that, because war brings out the best in us and the worst in us. And that's what is important as part of being the warrior. To heal the warrior, you've got to know all the stories. The secret, but the stories we don't tell, is what poisons us. It's the secrets that we keep that poison us. And so I think it prevents us from being able to have a clear picture of how war impacts us and how it devastates, but how it also in times of, you know, moments where you're seeing your it brings out your humanity in even the worst of situations. And those stories need to be told as well. Thank you. Thank you, Bob. Pat si aggiunge alla Charles, scusa, sorry,
Charles si aggiunge a Pat e a Ed dicendo che è importantissimo condividere queste storie di coraggio, perché la guerra purtroppo tira fuori dalla stessa persona il peggio e il meglio che esiste in questa persona. E come ha detto prima Patrizia, non c'è un modo per, non c'è una regola da applicare perché avvenga l'una o l'altra cosa. Quindi è fondamentale poter raccontare queste vicende, perché la guarigione del combattente interiore dipende anche da questo, cioè dipende dall'accettazione di un'esperienza che è complessiva. Quindi è fondamentale anche condividere queste cose al di là delle attese. And I would like to add something about this, if I may. I suppose that reconnecting to what Simona said, that it is perhaps it's more exciting in a very bad sense, in a very bad way. It's more exciting for the public, the broader public that doesn't know anything about war, to dwell on the most shocking and the brutal elements and aspects of war. We can see from cinema, we can see from lots of movies or books or video games that seems to draw some sort of pleasure from gory scenes and utter cruelty, as though it was something nice to sell and to tell, and it's very difficult to understand why this happened, because it's very to talk about the bravery and the acts of courage, it just becomes something that is connected with the old-fashioned and idea of the heroes. The heroes are good and young and smart, and all the others are just poor soldiers who are doomed to be shameful and perhaps damaged for the rest of their life. Mm-hmm. Before you answer, I'll just translate very quickly. Purtroppo mi sembra che ci sia una tendenza a soffermarsi molto sull'estetizzazione di ciò che è orribile in guerra, la violenza, la crudeltà gratuita. Non si capisce bene perché, forse perché è una cosa che vende. Anche perché crea una divisione molto semplice, buoni e cattivi. Forse perché risponde a questi meccanismi, però sembra quasi invece che parlare di ciò che è coraggioso e giusto sia subito immedesimato con la vecchia idea dell'eroe. Gli eroi sono giovani, belli e bravi, gli altri soldati sono semplicemente destinati a esperienze di anonimato, di vergogna, o forse ad essere condannati a vita, ad essere danneggiati da questa esperienza che vivono. What do you think about that? No, I think there's a lot of truth in what you say. The fact that there is, we tend to be drawn towards that the sensationalism of the atrocities, of the horrors, the things that we can do. We have that attraction. What that ends up doing is it paints the picture of a veteran or a warrior as something's wrong with him or her, that they're a monster, that they have this, and so it keeps us distant from the vast majority of the veteran communities and the warriors around the world who are not that way, who were forced into it, who were good human beings, who felt called to this path, and who wanted to embody, who wanted to protect, who wanted to defend, who wanted to preserve liberties and to do those. That's where they went to it, and they were faced with all of the horrors that war entails. And they were forced to make moral decisions in situations that most of us didn't have to make. And what would we do in those situations? What would we do in those things? And so many of them made the right choice. So many of them made the hard choice that people don't know about. But when you focus it as there's a problem, that they've got some kind of pathology, you do a major disservice to the entire veteran and warrior community around the world that are carrying these wounds, and we can't help them because you think of you're focusing on the extreme, and you're not embracing the totality of what the warrior experience is and who they started out with from the beginning. Yeah,
So in a certain way, in this way, you know, your knowledge, your mind is direct to think in that way. So, so it is a sort of prejudice. So you are veteran. So since in my mind I have that picture, you should be like that. It doesn't work. It doesn't help. It doesn't work. It's not. We're not all that way. Most of us are not, and that's most of us are such good people. Charlie detto sì, Gianluca sì, effettivamente hai ragione. C'è questa tendenza di estetizzare, di mettere in rilievo gli aspetti più atroci della guerra, eccetera, ma nella realtà non è così. La gente, non c'è questa divisione tra eroi e soldati semplici, per cui soldati semplici sono sempre visti come un cliché, possiamo dire, no? L'applicazione di un cliché, sì, che compiono mostruosità perché sono moralmente degradati. Questo qui non è assolutamente vero. Molti di loro, molte delle persone che sono andate, hanno fatto la guerra, hanno dovuto scegliere e devono sempre scegliere in quel preciso istante cosa fare, qual è la cosa giusta da fare, e questo la gente comune che non va in guerra non lo sa. E soprattutto avendo in mente questa divisione, no, di eroi buoni e soldato comune moralmente degradato, nel momento in cui c'è questa necessità del veterano di parlare della sua esperienza, di avere la possibilità di poter curare questa ferita, è inevitabilmente gli viene negata perché si applica questo cliché dato da questo dualismo. I completely agree. Thank you. This opened a very long discussion between language, the prejudice and the picture that we have in mind and ethics. We are working a lot on this, on different levels also. So I really hope that we will see again in the future, and we can also share more in the future, collaborate, because yes, it's not just important for the audience, but it's important firstly for us, really. So listen to you is important for us to think about our things. My father also was a military man, so I admit I have a lot of prejudice about that. But yes, it is really important to really destroy the prejudice and to let the mind and the people to think, critically think, and to open to the other experience, so that they also can improve, and as the Greeks say, notice your own, so knowing yourself. Now you translate. That was great. I think it's great. I love that. For me. It was wonderful. So I just say, sì, che vorremmo in futuro, sarebbe bellissimo poter continuare a collaborare con loro, perché abbiamo imparato tantissimo da loro, e non è soltanto un fatto di venire a conoscenza di questi fatti, ma questo scambio di informazioni serve anche a noi come individui per distruggere i nostri pregiudizi e per riuscire a veramente a comprendere anche noi stessi all'interno della, per noi e per la nostra, all'interno della nostra società. May I speak a sec? Yes. I just wanted to say that I, as a Vietnam combat veteran, will gladly share my story, the good, the bad, and the ugly, with anyone that wants to hear it. That's great. And I will tell you from my heart, without any fabrication or bullshit. So I'm out there. Thank you, Pat. Chiaramente convinto, orgoglioso di condividere le sue storie, quelle le belle, le brutte, le orrende, con chiunque voglia ascoltarle.
e per raccontarle con il cuore per quello che sono state, senza, come si dice, senza, senza stronzate. Don't learn this part of Italy. Ed è fondamentale questo per chi vuole ascoltare. Questo è il punto. Ascoltare è molto molto difficile, è un'arte che si acquisisce, noi non siamo più molto esperti in quest'arte, quindi è fondamentale ed è alla base del metodo di TIC, di Edward, e alla base del percorso che gli ospiti hanno fatto anche questa sera insieme con noi. Vuol dire qualcosa ancora anche? No, ok. Ok, we think that the time is over. And now you can go to sleep. grazie. All of you, sincerely and deeply, it was very, very inspiring to have all of you here with us tonight. I hope that the public here and from distance could enjoy. We try and translate as the best of our abilities, but the meaning was there. It comes out of your words, of your expressions, and it was very, very inspiring. We are very happy to have translated this book. Siamo felicissimi di aver tradotto questo libro, lo facciamo vedere adesso bene al pubblico. Questo è il libro, per tutti quelli che non sono potuti venire qui stasera, il libro può essere acquistato online, direttamente dal sito dell'editore o su vari canali online di e-commerce, da IBS ad altri. Quindi, questo è il volume, Il ritorno del guerriero di Ed Tick. Grazie a tutti quanti, grazie ai nostri ospiti, grazie al Serino Regis Enzo. Io sono particolarmente felice di aver partecipato a questa diretta e credo che ci sia qualcosa che ha a che fare con la provincia di Cuneo, perché non soltanto Nuto Revelli, ma fatemi citare anche Anna Bravo e Anna Maria Bruttone, che hanno lavorato a lungo su temi come questo. Ringrazio tutti, thank you very much everybody, e chiudiamo qui la diretta, grazie anche a chi è rimasto qui fino a questo momento a seguire questa diretta. Grazie per grazie. Thank grazie. You. Thank you very much. See you. Ciao. Thank you. Ciao a tutti. Have a good day, a good night. Good night, good day, whatever you are. We'll see you. Thank you.